annunciato, ci asterremo in questo progetto di legge per un semplice motivo. Ovviamente non possiamo dire di no nel momento in cui vengono stanziati dei fondi per la costa, per il distretto turistico, ma allo stesso tempo abbiamo manifestato dei dubbi su questo progetto di legge. E prima di dire che siamo riusciti nella innovazione e riqualificazione urbana del distretto turistico balneare della costa, come è riportato dal testo di legge, a questo punto vogliamo aspettare di vedere il bando. Ci aspettiamo che nel bando si metta un freno alla costruzione di nuovi centri commerciali, come sta avvenendo ad esempio nella zona di Misano Adriatico. Ci aspettiamo di vedere che nel bando vengano date come priorità, appunto, venga data come priorità la riqualificazione di zone in stato di degrado, come abbiamo proposto ed è stato bocciato. Aspettiamo di vedere che ci sia una vera riqualificazione e un vero slancio, nuovo slancio per la costa, perché è vero che la nostra regione ha necessità di avere un rilancio a livello turistico anche per le zone all'interno, non solo per quanto riguarda la costa, però sono due turismi diversi, mi permetto di sottolineare questo anche avendo ascoltato gli interventi precedenti. Normalmente chi va in visita a una città d'arte poi non particolarmente desidera andare al mare e viceversa, confusione che è stata fatta molto spesso negli anni, quindi nel momento in cui c'è un intervento specifico per il turismo balneare, noi sottolineiamo nuovamente che c'è la necessità di andare a risollevare tutte quelle zone all'interno delle nostre varie province e anche all'interno delle stesse città che hanno necessità di interventi, per non trovarci zone in cui le amministrazioni si concentrano e rivolgono tutta la loro attenzione, zone in cui invece, che magari una volta erano un gioiello per le famiglie che venivano in vacanza, ad oggi a ritrovarci appunto queste zone degradate, tant'è che io ricorderò, penso, per parecchi anni le dichiarazioni che fece il consigliere Pruccoli quando, parlando del TRC, disse: vabbè, poi cosa c'è di bello in quelle zone? Quindi credo che rimarranno a imperitura memoria per le prossime legislature. Per questo anche abbiamo proposto gli emendamenti di cui parlavamo, per risollevare tutte quelle parti della nostra costa che ne hanno veramente necessità e per non far sì che questo bando diventi, appunto, come dicevamo prima, un rimedio per quei lavori avviati ad oggi in affanno. Ripeto, comunque non possiamo dirci contrari tout court a questo progetto di legge, ci riserviamo poi di analizzare attentamente il bando quando arriverà in commissione.